What's the hurry, friends? What's the hurry? Just remember, wherever you're going, we all have a plan. A Savelletre di Fasano, presso la masseria Torre Maizza, si è svolto il convegno sul Prolectus, fungicida antibotritico a base di fenpiriazamine, molecola scoperta e sviluppata da Sumitomo Chemical, azienda leader mondiale nella ricerca e sviluppo. In conformità con la politica sulla sicurezza, l'ambiente e la qualità di prodotto, Sumitomo Chemical Italia promuove e applica il programma Responsible Care nelle sue attività commerciali, impegnandosi a realizzare i propri obiettivi nel rispetto degli interessi della collettività. Sumitomo Chemical Italia fonde la perfetta conoscenza del territorio e del mercato, ereditata dalla storia di Isagro Italia, con la capacità di progettazione e di innovazione di Sumitomo Chemical, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento del mercato degli agrofarmaci italiano. Sumitomo Chemical Italia è la filiale italiana della Sumitomo Chemical, un'azienda multinazionale giapponese che compie quest'anno 100 anni, è stata infatti fondata nel 1913. È giunto in Italia nel 2011, acquistando il 50% della joint venture Isagro Italia che all'epoca condivideva con Isagro S.p.A. Sumitomo Chemical sta cercando di espandere la propria presenza in tutto il mondo attraverso l'acquisizione di diverse società e oggi Sumitomo Chemical Italia rappresenta il primo passo verso l'Occidente. I prodotti della ricerca di Sumitomo Chemical sono dei prodotti innovativi che vanno sia nel senso della chimica tradizionale, sia in quello dei prodotti biorazionali, cioè di derivazione biologica, ma che trovano il loro campo di applicazione nella lotta tradizionale, in quella che oggi viene definita lotta integrata. Sumitomo Chemical infatti possiede attraverso la Valent Bioscience la prima società al mondo per la produzione di Bacillus thuringiensis, in particolare il Bacillus thuringiensis Curstachi e quello Aizawai, che vendiamo attraverso le nostre reti. Attraverso la sua rete di oltre 50 professionisti è presente capillarmente nel canale dei rivenditori privati e delle cooperative. Con il brand Siapa è inoltre in grado di garantire un servizio tecnico ed una linea di agrofarmaci esclusivamente dedicati ai consorzi agrari. Siamo qui in questa splendida cornice di Torre Maizza per presentare il Prolectus. Prolectus è un nuovo fungicida antibotritico della Sumitomo, fa parte di una nuova famiglia chimica. Questo è molto importante in quanto appunto nella gestione delle resistenze nella lotta ai funghi è molto importante che l'agricoltore abbia a disposizione un range molto ampio di meccanismi di azione da utilizzare. Prolectus è un prodotto sviluppato dalla Sumitomo, è un prodotto che quest'anno Sumitomo Chemical Italia lancerà sul mercato italiano e in questo contesto appunto si denota la sua specificità per l'uva da tavola e per l'uva da vino. Inoltre è anche registrato sulle orticole, sulle principali orticole in serra. Prodotto con un profilo ecotossicologico molto positivo, quindi non è classificato come tossicità per l'operatore e anche a livello di degrado ambientale e di scioglimento nel dissolvimento nelle acque è un profilo molto positivo. Chiaramente è un prodotto nuovo, quindi molto efficace. È un prodotto che si va a posizionare sul livello dei migliori standard di mercato, se non di più. Però noi oggi sottolineeremo in questo meeting una delle caratteristiche principali del Prolectus, che è quello della bassa residualità. Prolectus su uva da tavola ha 7 giorni di carenza, questo appunto vuol dire che può essere utilizzato fino a 7 giorni prima della raccolta, su uva da vino ha 14 giorni, mentre sulle orticole in serra ha solo 3 giorni di carenza.
Prolectus, da quelli che sono i risultati di tutte le prove sperimentali portate avanti negli ultimi anni in tutte le regioni italiane con i maggiori centri di analisi, i residui ritrovati sulle colture a fronte di analisi hanno sempre denotato un livello di residui al di sotto del 30% del livello massimo di residuo ammesso, appunto, che molto spesso è la soglia che la grande distribuzione organizzata richiede per poter afferire il prodotto. Prolectus è l'ultima delle novità lanciate sul mercato degli agrofarmaci. È un prodotto che presenta un profilo ecocompatibile, non pericoloso per gli operatori e per l'entomo carofauna utile. Flessibile nell'utilizzo ed in grado di soddisfare le esigenze della grande distribuzione riguardo alla qualità e salubrità dell'ortofrutta. Si utilizza su uva da vino e da tavola e sulle più importanti orticole in coltura protetta, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cetriolo. In questa occasione quindi viene presentato un nuovo mezzo tecnico per la protezione della muffa grigia, no? Il Prolectus, quindi è un nuovo fungicida che si va ad aggiungere a quelli già disponibili, oltre agli antagonisti microbici che sono registrati per l'impiego contro la muffa grigia, che è una malattia causata da Botrytis cinerea, no, di grande interesse economico, perché è importante per la vite, sia uva da tavolo che uva da vino, ma poi è importante anche per colture protette in senso lato, quindi è anche molto dannosa su fragola. Tutto quanto dipende dall'andamento stagionale. È chiaro che un andamento stagionale piovoso e umido con umidità relativa a valori superiori all'80% è diciamo l'interruttore che attiva, no, il fungo, quindi ne permette anche la realizzazione della dannosità. E la protezione antibotritica è importante che venga appunto effettuata, come dire, in un modo integrato, quindi utilizzando un po' tutti i mezzi tecnici a disposizione nel modo più razionale possibile, perché non dobbiamo dimenticare che soprattutto nel caso della vite, no, abbiamo necessità di fare dei trattamenti in prossimità della raccolta, e questo ovviamente può determinare anche il lascito di residui dei prodotti che vengono impiegati per la protezione della coltura. E poi dobbiamo anche considerare che il fungo è uno dei più adattabili che si conosca, quindi ha una capacità di superare le condizioni avverse in modo estremamente rapido e mostrando appunto una grande adattabilità, e questo è il motivo per cui è uno dei funghi che più facilmente anche determina acquisizione di resistenza alle molecole che andiamo ad impiegare nella protezione delle colture. Per cui sempre il rispetto delle etichette, sempre il rispetto anche delle raccomandazioni dei disciplinari di protezione regionali, perché le limitazioni all'impiego, no, di ciascun meccanismo d'azione, dei fungicidi che agiscono con uno stesso meccanismo d'azione, sono cruciali proprio per garantire la vita e l'efficacia, no, di questi mezzi tecnici oggi indispensabili per assicurare sia la qualità che la sicurezza poi delle produzioni agricole. Quindi limitazioni all'impiego che sempre devono essere considerate dalla agricoltore, quindi alternando nel corso del tempo fungicidi con meccanismo d'azione diverso. Gli aspetti della difesa della vite da vino e da tavola, in modo particolare quelli riguardanti la Botrytis, la muffa grigia, sono aspetti particolarmente importanti e interessanti, perché sono controlli delle avversità che vengono fatte nella fase finale della produzione. E quindi in una fase in cui poi abbiamo necessità di migliorare quello che sono i tempi di carenza, di trovare prodotti che abbiano tempi di carenza abbastanza brevi, migliorare quello che sono la tossicità degli stessi prodotti che utilizziamo. Questo al fine di poter dare al consumatore elementi e un alimento che siano effettivamente migliori, più sani, più adeguati a quello che sono le nostre esigenze oggi dell'alimentazione. Questo significa anche un programma di difesa, un programma di strategie di protezione abbastanza intenso e abbastanza controllato, che proprio noi cerchiamo di dare come indicazione nell'ambito di quello che sono i disciplinari di produzione integrata, oggi anche indicati come disciplinari ecosostenibili, proprio perché questi prodotti vengono utilizzati nell'ambito di quello che è la sostenibilità di un territorio, che non
guarda soltanto il controllo dell'insetto, ma guarda tutta una serie di altri aspetti proprio legati al consumatore, alla tossicità dell'uomo, all'ambiente anche in modo particolare, aspetto molto a cui la comunità europea ci tiene molto, anche in funzione di quello che è la nuova direttiva 128 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Bene, qui è importante anche un aspetto legato a quella che è la resistenza che questi prodotti possono determinare. Oggi la grande distribuzione sta ponendo delle condizioni critiche che stanno mettendo in difficoltà gli agricoltori e su questo ne parliamo anche in questa giornata, proprio perché la grande distribuzione non può imporre dei limiti e del numero di restrizioni di prodotti fitosanitari, per cui l'agricoltore è tentato, anzi porta ad utilizzare utilizza essenzialmente pochissimi prodotti e questo significa anche avere la possibilità di avere forme di resistenza ormai anche acclatate, specialmente sulla botrytis della vite. Bisogna cercare di evitare queste forme, bisogna cercare di alternare i prodotti e quindi in questa situazione è importante che i tecnici si facciano veramente capaci e attenti nell'utilizzo e nell'alternanza di questi prodotti. Oggi abbiamo una serie di prodotti che possono sicuramente essere efficaci, validi e su questo bisogna lavorare per cercare di dare al consumatore il miglior prodotto a livello di alimentazione. Il nuovo fungicida antibotritico di Sumitomo Chemical, Prolectus, si presenta sul mercato italiano con una serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto davvero innovativo, oltre che un prezioso alleato nella lotta ai patogeni di uva ed orticole, colture su cui il prodotto è registrato.